È appena trascorso il Natale e ci stiamo avviando verso la fine di un nuovo anno, quindi è tempo anche di bilanci, come sempre, per la redazione sportiva di Telemolise. Lo facciamo naturalmente con il direttore Antonio Di Lallo, un anno intenso. Ma i bilanci si fanno con i numeri. Allora, noi ogni anno facciamo circa 310-315 edizioni del telegiornale tutti i giorni, che diventano 620 se consideriamo quelli della sera, quindi due edizioni al giorno. Facciamo 37-38 domenica sport, 35 a tutto campo, 37-38 Molise a calci, circa 100 telecronache in diretta di basket, pallavolo, calcio d'eccellenza, di promozione di altre categorie, qualche manifestazione di atletica leggera, di qualche altro sport. E poi facciamo una cosa che ci gratifica in maniera particolare, che è la diretta di Telemolise nel cuore. Ormai da 8 anni, dal 2014 escluso il 2020, avevamo fatto altre 8-9 edizioni a cavallo degli anni 80-90, con ospiti assolutamente qualificati allora, come Mia Martini, Ron, Silvan, Frassica, Le Cacao Meravigliao, Fausto Leali, Manuela Villa, Don Bachi, Mal. Abbiamo ripreso con la puntata 1000 di Domenica Sport. Sono 4 anni che sono stati i nostri ospiti Silvia Mezzanotte, Edoardo Vianello, ancora i Righeira, con Johnson Righeira. Quest'anno veramente un ciclone che è stato Adriano Pappalardo. Questi sono i numeri, il resto sta a zero. Gli altri che parlano, ascolti, record, chiacchiere su chiacchiere, i numeri sono questi. Se hai questi numeri puoi partecipare, se li fai nel ciclismo puoi partecipare al Tour de France, se li fai nel calcio lotti per lo scudetto, il resto sta a zero, il resto sono veramente solo chiacchiere. Ci sono però due elementi che permettono poi di andare in onda, che sono la tecnologia veramente all'avanguardia soprattutto da quest'anno, e poi questa squadra di tanti anche ragazzi. Certo, come no, cioè la tecnologia della quale dobbiamo ringraziare Quintino Pallante, perché ha portato veramente una ventata informatica, tecnologica diversa a Telemolise. E poi ci sono questi ragazzi della redazione sport, tutti i tecnici, molti dei quali solo della redazione sportiva, i nostri registi, insomma è una squadra che funziona, una squadra che in fatto di audience non ha veramente pari. E tra l'altro bisogna dire che io soprattutto ho vissuto le varie fasi dell'evoluzione tecnologica, e con qualsiasi soluzione tecnologica siamo riusciti sempre a fare programmi di vastissimo ascolto e di grande audience. Quindi avevamo i sistemi U-matic e facevamo bene, poi siamo passati al sistema beta e abbiamo fatto bene, adesso siamo passati al digitale, alle schede, e continuiamo a fare bene. Voglio dire, ci sarà un motivo, no? Una redazione sportiva che dà voce allo sport, ma tramite anche delle Molise nel cuore, poi dà voce ai molisani, alle eccellenze molisane,
agli sponsor anche molisane, alle aziende intese come le aziende molisane che credono e investono poi nello sport regionale? Sì, ma è chiaro che quando parli di eccellenza riguarda tutto, gli imprenditori, il sistema televisivo, riguarda i collaboratori. Se parli di eccellenze molisane sono questi personaggi, ormai siamo alla, diciamo, tranne la prima edizione nel 2014 che festeggiamo la puntata 1000 di Domenica Sport, abbiamo sempre premiato tre premi speciali, tre eccellenze di molisani nel mondo, quindi 7x3 evidentemente fa 21, abbiamo già scovato 21 personaggi di assoluto spessore, molisani che si sono fatti valere in Italia, in Europa e nel mondo. E non è facile, adesso anche in questo qualcuno vorrebbe iniziare a copiarci, perché la realtà è che nessuno mai si è interessato dei molisani che si sono fatti strada nel mondo. Abbiamo iniziato noi, adesso c'è qualche timido tentativo di imitazione, ma restano imitazioni, perché scusate sicuramente la presunzione, ma l'originale è assolutamente nostro, e di questo dobbiamo dire grazie evidentemente alla nostra struttura, ma anche a tutto il pubblico che ci segue, perché ci incoraggia, ci sostiene, ci mandano messaggi, e quindi grazie a loro che insomma continua questa magia. Vorrei riprendere un passaggio del discorso fatto alla redazione, perché si è parlato tanto di presente e in quest'anno però ci hanno lasciato anche delle persone, e durante l'anno una cosa che si ripete spesso è il piacere poi la domenica di andare in onda anche nei momenti di difficoltà, però e strappare quel sorriso, poi portare quell'allegria, quella compagnia a chi anche sta meno bene di noi. Purtroppo non è mai capitato, 37 anni che sto a Telemolise, ogni fine anno c'è stato sempre qualcuno che è mancato. A loro va il nostro pensiero, perché evidentemente non ci sono più, così come il nostro pensiero va a chi soffre, a chi ci segue dagli ospedali, dalle case di cura, dalle case di riposo, addirittura qualcuno anche dall'hospice, alle case di detenzione, perché anche quella è gente che soffre, e quindi il nostro pensiero va sempre a queste, alle persone che soffrono, perché se stai bene tutto alla fine si può risolvere. Io stesso, no, se sono ancora qui è perché ho avuto la fortuna di non avere grosse problematiche di salute, perché se c'hai problematiche di salute sicuramente non puoi essere te stesso e non puoi dare il meglio in nessun campo, quindi figuriamoci nel campo del giornalismo televisivo. Il nostro pensiero va soprattutto alle persone che soffrono, ma più in generale a tutti, perché insomma il nostro è un pubblico che veramente raccoglie dai piccolissimi alle persone di 85-90 anni. Io ho incontrato per strada due signori, marito e moglie, che mi hanno detto, dice, sai, tu sei Antonio Di là? Sì, perché tu sei a pranzo con noi tutti i giorni, perché noi stiamo a tavola, la televisione sta a capo tavola, e quindi tu è come se tutti i giorni stessi a pranzo con noi. Alla fine sono proprio queste le cose che ti sostengono e ti fanno veramente considerare che evidentemente qualcosa di buono l'hai fatto, e che forse vale ancora la pena divertirsi insieme al nostro grande pubblico.